L'apertura del pronto soccorso di Modica era stata annunciata per la prima decade di marzo, ma ad oggi non si hanno notizie. Sollecitata dalla nostra redazione, l'ASP spiega i motivi del ritardo. Arrestati Bonnie e Clyde Ragusani, si tratta di una coppia di fidanzati che ha portato a termine una serie di furti in abitazione. I due sono stati inchiodati dalle telecamere. Continua incessante la protesta degli agricoltori che hanno occupato le aule consigliari di Vittoria, Santa Croce Camerina e Pachino. Il comitato anticrisi agricoltura chiede l'intervento di Musumeci. Conferita a Pozzallo la cittadinanza onoraria al prefetto Giuseppe Caruso, la cerimonia si è tenuta in occasione della manifestazione per la giornata della legalità contro ogni forma di violenza, illegalità e razzismo. Piero Guccione, il Mediterraneo invisibile è il tema della mostra che sarà allestita dalla Galleria Edonea Arte Viva Club con il patrocinio del Comune di Vittoria che aprirà i battenti la prossima domenica. Bentrovati con l'informazione di Canale 74, apriamo questa edizione occupandoci di sanità. Il pronto soccorso di Modica che doveva essere aperto entro i primi 10 giorni di marzo, ma ad oggi non si sa nulla. Sulla questione abbiamo sentito il manager dell'ASP Ficarra, ce ne parla Carmelo Riccotti La Rocca. Che fine ha fatto l'apertura del pronto soccorso dell'ospedale di Modica? Perché non se ne parla più? Eppure, poco più di un mese fa, esattamente il 13 febbraio scorso, dopo un incontro tra il primo cittadino, alcuni consiglieri della città della Contea e il manager dell'azienda sanitaria di Ragusa, Salvatore Lucio Ficarra, era stata annunciata l'apertura del nuovo e atteso pronto soccorso entro i primi 10 giorni di marzo. In quell'occasione era stata annunciata anche la variante al progetto per ultimare finalmente i lavori avviati nel 2016. Nello specifico la variante era stata approvata con uno stanziamento di 20.000 euro. Essendo adesso giunti quasi alla fine del mese di marzo, in netto ritardo con i tempi dettati e preso atto che dell'apertura della nuova struttura sanitaria non c'è nemmeno l'ombra, abbiamo chiesto chiarimenti al commissario dell'ASP. Ficarra ha risposto tramite il proprio ufficio stampa chiarendo che i lavori di completamento del pronto soccorso di Modica, specificatamente alla nuova variante del progetto, sono iniziati lunedì scorso e saranno consegnati definitivamente domani. Dopo questa fase seguirà poi quella burocratica con la richiesta della SCIA e il collaudo. Non è ancora chiaro quali siano i tempi realistici per l'apertura del nuovo ospedale, ma l'ufficio stampa dell'azienda sanitaria tiene a precisare che sia ormai in dirittura d'arrivo. E continuiamo ad occuparci del maggiore di Modica perché l'azienda sanitaria comunica che saranno inaugurati domani alle 9.30 i nuovi spazi della cucina dell'ospedale che diventa così pienamente operativa e funzionale. La nuova struttura è stata realizzata in tempi rapidi secondo i più alti standard di innovazione. Il commissario dell'ASP di Ragusa, Salvatore Lucio Ficarra, ha voluto condividere un importante momento con le istituzioni. Infatti è da sottolineare la presenza alla cerimonia dell'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Ma continuiamo ancora ad occuparci di sanità, in particolare con la polemica per la mancata apertura che si registra del centro riabilitativo alla Busacca di Scicli. A parlarcene la senatrice Venera Padua che ancora una volta evidenzia la mancata apertura. Un progetto mai concluso e una struttura mai avviata. Si tratta della riabilitazione del Busacca di Scicli e dell'IRCS Bonino Puleio. A lamentare la travagliata vicenda la senatrice Venerina Padua in una nota stampa. Dalle parole della senatrice si apprende che ci si sta muovendo per risolvere la vicenda. Pronto il bando di gara per l'affidamento del monoblocco della struttura del nosocomio scichilitano. Proprio a causa dell'irregolarità della struttura non si è potuto portare a termine l'iter per l'apertura del centro. Nel 2014 la Padua ha incontrato l'allora dirigente generale per discutere delle cause che avevano portato alla sospensione del protocollo d'intesa tra il Busacca di Scicli e il centro di Troina per la nascita del centro per lo spetto autistico al Busacca. Il passo successivo, la convocazione di tutti i vertici istituzionali e di tutte le cariche politiche delle strutture sanitarie per il rilancio del progetto e per l'apertura della sede satellite del centro specialistico. Ma dopo la firma
firma del protocollo nasce un nuovo intoppo che di fatto porta alla sospensione della realizzazione. Col cambio al vertice aziendale della struttura sanitaria si scopre che a rallentare il progetto è la mancata messa a norma del monoblocco della Busacca. Occorre specificare comunque, secondo quanto si apprende dal comunicato stampa, che a non essere a norma è una parte che comunque non è destinata a ospitare la struttura del centro di riabilitazione. Cosa non meno importante è il fatto che sono già stati acquistati tutti gli arredi e i macchinari robotici necessari. Persino le pareti del Busacca sono state tinteggiate. La buona notizia è che a breve parte la gara per affidare i lavori al monoblocco. Passiamo adesso alla cronaca portata a termine dalla polizia di Ragusa, l'operazione Bonnie e Clyde. In manette è finita una coppia di fidanzati dedita alla truffa. I dettagli nel servizio. È stata denominata Bonnie e Clyde l'operazione della squadra mobile di Ragusa che ha seguito il dispositivo di misura cautelare in carcere a carico di Salvatrice Trubia di 29 anni di Gela e Angelo Grasso, ragusano di 25 anni, entrambi domiciliati a Vittoria. Per loro il reato è di truffa in concorso. I fatti risalgono al mese di agosto 2017 quando un cittadino ragusano in villeggiatura Marina di Ragusa segnalò alla Polizia di Stato di aver subito un furto presso l'abitazione estiva. Peraltro consumato in pieno giorno. Negli uffici della Polizia di Stato non era la prima denuncia di furto che perveniva, pertanto il fenomeno iniziava a diventare preoccupante, stante anche il modus operandi messo in atto dagli autori. Le indagini hanno portato gli inquirenti a stringere il cerchio sulla coppia di ladri inchiodata in diverse occasioni dalle immagini di videosorveglianza. Le forze dell'ordine sono poi arrivate ad individuare la donna tramite il numero della targa dell'auto. Dopo accurate ricerche è stato possibile appurare quale fosse la loro strategia, ovvero effettuare diversi passaggi in auto per controllare abitudini delle vittime per poi colpire. Essendo in due in auto, peraltro una coppia di fidanzati, da qui il nome dell'operazione, non hanno mai destato sospetti, ma tutto il contrario, pertanto si muovevano indisturbati. La svolta all'indagine è stata data quando la procura ha autorizzato le intercettazioni che hanno fornito le prove utili ad incastrare i due. Non appena ricevuto l'ordine di cattura, gli agenti della mobile hanno subito avviato le ricerche. Non sono passate neanche 24 ore dall'ordine di cattura e la coppia è stata rintracciata in territorio di Vittoria e condotta presso gli uffici della squadra mobile, dove sono stati fotosegnalati dalla polizia scientifica e successivamente condotti in carcere. L'uomo presso l'istituto di pena di Ragusa, mentre la donna a Catania. Esasperati dai prezzi di mercato troppo bassi, gli agricoltori hanno deciso di passare dalle parole ai fatti, occupando i comuni della fascia trasformata. Presidi al comune di Pachino, ma anche al comune di Pozzallo, in quello di Santa Croce Camerina e quello di Vittoria. Il punto e i commenti in questi due servizi. Esasperati dai prezzi di mercato troppo bassi, gli agricoltori hanno deciso di passare dalle parole ai fatti, occupando più o meno simbolicamente i comuni della fascia trasformata, presidi al comune di Pachino, ma anche al comune di Pozzallo, in quello di Santa Croce Camerina, Vittoria. Gli agricoltori sono entrati nelle aule consigliali dei comuni e annunciano di non voler andare via, almeno fino a quando non si darà ascolto rispetto alla loro piattaforma rivendicativa, oltre a trovare l'opportunità di incontrare i rappresentanti del governo Musumeci. Ma cosa chiedono esattamente? Si parte appunto dal confronto con l'esecutivo regionale, ma si chiede anche di rivedere i prezzi con cui vengono pagati dalla grande distribuzione organizzata e ancora si chiede di controllare e ridurre l'ingresso di prodotti agricoli dai paesi del Mediterraneo. Una politica, insomma, che miri a tutelare le produzioni locali e i produttori. A Santa Croce Camerina qualche problema in più, in quanto gli agricoltori non avevano avanzato formale richiesta e dunque non potrebbero, almeno in teoria, occupare l'aula consiliare. Abbiamo iniziato l'occupazione dei comuni di Vittoria, Santa Croce e Pachino per la motivazione ormai nota a tutti, la crisi dei prezzi dei prodotti agricoli. È da tre mesi che i prodotti agricoli nei mercati sia nazionali che nei mercati
mercati locali vengono venduti a 50 centesimi al chilo. È una produzione che porta direttamente al fallimento delle aziende, quando sappiamo tutti che per produrre un chilo di prodotto occorrono almeno 90 centesimi al chilo di spese vive. Quindi accompagna le aziende al fallimento. Questa è una situazione insostenibile. Prima la vendevamo sotto costo, ora ci resta invenduta al mercato, perché c'è il 60% della merce invenduta al mercato di Vittoria. E abbiamo deciso di fermarci un po' tutti, perché così non si può andare avanti. Dobbiamo dare un input a questi nostri politici che ci rappresentano. Oggi abbiamo solo il nostro presidente della regione e ci siamo rivolti a lui. E lui deve prendere questi impegni per portare avanti questa battaglia. Al presidente della regione Musumeci si è rivolto anche il deputato del Partito Democratico Nello Di Pasquale, che chiede un incontro urgente anche con l'assessore regionale Bandiera, invitandolo a venire in provincia di Ragusa e a toccare con mano quanto sta accadendo. Gli agricoltori chiedono aiuto. Già nei giorni scorsi il sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato, aveva lanciato l'allarme con una lettera indirizzata al presidente della Repubblica Mattarella. Per la protesta degli agricoltori arriva la solidarietà del commissario del Libero Consorzio di Ragusa, Salvatore Piazza, nei confronti di lavoratori provati e stremati dalla crisi dei prezzi in seguito all'occupazione, seppur simbolica, delle aule consiliari del Comune di Vittoria, Paghino e Santa Croce Camerina. Aziende serie, valide e competitive che ogni giorno rischiano investendo finanziariamente e personalmente per produrre. L'hanno visto, sottolinea il commissario, un'intera stagione di lavoro e di produzione andare in fumo. Aziende che si sono messe in gioco puntando anche sulla produzione biologica. Questo crollo dei prezzi danneggia le aziende e tantissime famiglie ragusane. Voglio manifestare, spiega Piazza, tutta la mia vicinanza a loro e agli imprenditori. Spero che l'appello lanciato sia ascoltato dal governo regionale e nazionale. Occorre dare una risposta a queste migliaia di lavoratori che si trovano in difficoltà. Preoccupazione esprime anche il sindaco di Enzo Giannone. Ciò che chiede il primo cittadino è che tutti i rappresentanti istituzionali, ciascuno per il proprio ruolo, si attivino per cercare di dare risposte concrete a difesa del comparto agricolo ragusano. Sono a fianco dei lavoratori colpiti, dice. Bisogna agire per evitare la distruzione del tessuto economico e produttivo. L'amministrazione comunale di Ragusa ha affidato alla ditta idromeccanica del capoluogo Ibleo il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di manufatti in cemento amianto su aree pubbliche. Con determina dirigenziale il servizio è stato affidato per 12 mesi alla sopracitata ditta, che ha offerto il ribasso dell'elenco prezzi del 41% su un importo complessivo di 10.000 euro. E adesso ci spostiamo a Pozzallo, dove il sindaco Roberto Ammatuna ha conferito la cittadinanza onoraria al prefetto Giuseppe Caruso nel corso di una cerimonia inserita nella manifestazione Legalità, giornata contro ogni forma di violenza, di illegalità e di razzismo. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha conferito la cittadinanza onoraria al prefetto Giuseppe Caruso nel corso di una cerimonia inserita nella manifestazione Legalità, giornata contro ogni forma di violenza, illegalità e razzismo. Caruso, in speciale, è stato anche prefetto di Palermo, dopo aver guidato la questura della città, capoluogo dell'isola, e quella di Roma. Ha concluso la sua carriera dirigendo l'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata. Dalla sua città natale, Ispica ha ricevuto il premio Ulisse per aver contribuito alla cattura del boss Bernardo Provenzano. In mattinata vi è stata la piantumazione di un albero dei Giusti all'interno della villa comunale dedicata a Giorgio La Pira, giusto fra le nazioni per aver sparso nel mondo i semi della speranza e della giustizia sociale, a cura degli alunni della scuola media Rogasi. A seguire una botta e risposta tra i ragazzi e il prefetto sui temi della legalità e della lotta alle mafie. Si svolgerà il 28 marzo la giornata della persona con disabilità. Vediamo le iniziative che l'ANFAS di Modica intende realizzare con un evento aperto alla cittadinanza e con il premio giornalistico Loredana Modica alle classi scolastiche vincitrici del premio.
Mercoledì 28 marzo, in occasione della giornata nazionale della disabilità intellettiva e relazionale, a Modica, presso la sede dell'ANFAS, si svolgerà l'ANFAS Open Day, una manifestazione nazionale giunta alla 11ª edizione. L'obiettivo è incontrare quante più persone possibili per ottenere inclusione, diritti e pari opportunità. Altro evento in programma, la premiazione del premio per le classi scolastiche vincitrici Loredana Modica. Il premio giornalistico, intitolato alla giornalista scomparsa prematuramente a causa di una malattia, che si è distinta per professionalità e serietà. Una giornata all'insegna della sensibilizzazione della società civile, convegni, spettacoli e la partecipazione diretta delle persone affette da disabilità. Presenti inoltre tutti i familiari, i volontari e i membri dell'associazione. Durante la giornata sarà ricordato il percorso di crescita e di affermazione che ha interessato l'associazione e il lavoro messo in opera per l'affermazione di diritti per il raggiungimento di traguardi importanti. Si tratta di un evento aperto alla cittadinanza. Quanti interessati possono prendere parte per conoscere persone, storie e la lotta per l'affermazione e la salvaguardia dei diritti delle persone disabili. Piero Guccione, il Mediterraneo invisibile, è il tema della mostra che, allestita dalla Galleria Edonè con il patrocinio del Comune di Vittoria, aprirà i battenti domenica 25 marzo a Vittoria nello spazio Edonè. Vediamo i dettagli nel servizio. Piero Guccione, il Mediterraneo invisibile, è il tema della mostra che, allestita dalla Galleria Edonè Arte Viva Club con il patrocinio del Comune di Vittoria, aprirà i battenti domenica 25 marzo nello spazio Edonè di via Cavour 39 a Vittoria. L'esposizione è un'antologica di 40 lavori, per lo più dipinti, incentrata sui primi decenni di attività del noto pittore sciclitano, e curata da Giovanni Livio Bosco, e mira ad illustrare al pubblico il periodo trascorso dall'artista in una Roma allora baricentro dell'arte. Due le sezioni della mostra. Nella sala principale saranno esposte le opere ad olio di metà anni 60, cancelli, balconate e sorci di ville romane, mentre l'altra sezione sarà dedicata ad una serie di ritratti e dipinti. Siamo lieti, dichiara l'assessore alla cultura Alfredo Vinciguerra, di ospitare a Vittoria una mostra del maestro Guccione, artista di fama internazionale, le cui opere approdano per la prima volta in un'antologia nella nostra città. L'iniziativa della Galleria Edonè rappresenta un valore aggiunto per l'offerta culturale cittadina e si incastona in un percorso virtuoso di crescita e sviluppo del nostro territorio. Passiamo adesso allo sport, ci occupiamo di pallamano. Sabato si disputerà l'ultima partita del campionato. L'Andrea Licitra si dice pronta ad onorare gli impegni presi prima di fare i bilanci e di pensare alla prossima stagione in A2. Si disputerà sabato l'ultima gara in A1 presso la palestra Sebastiano Parisi tra l'Andrea Licitra Pallamano e il Gaeta. Una squadra che deve provare a riscattarsi dopo l'ultima gara di sabato sul campo di Benevento, in cui non ha dato dimostrazione al meglio delle capacità e che ha giocato in una situazione di emergenza. Questo sabato comunque la squadra dovrà fare i conti con la mancanza di Ficili, Criscione e Firrito. Assente inoltre Esposito a causa dell'infortunio al ginocchio. L'Andrea Licitra sulla prossima stagione in A2 si dice fiducioso. Si spiega che l'obiettivo è la crescita. L'Under 15 osserva un turno di riposo. Giorno 25 a Mascalucia si terrà uno stage per selezionare i partecipanti ai giochi delle isole 2018. Per l'Andrea Licitra sono tre i concorrenti: Bartolomeo Donzella, Under 17, Salvatore Carbone, Gabriele Giummarra, entrambi Under 15. Al di là del risultato della convocazione, il presidente Girasa si dice orgoglioso per i ragazzi che hanno da subito mostrato il loro valore. Proseguiamo con la scherma. Grande fermento al Palamoac per gli ultimi preparativi in vista della seconda prova nazionale Grand Prix Grinder più Sport Under 14 di Fioretto ad Assisi il prossimo weekend. Delegazione numerosissima, quella in partenza da Modica verso la cittadina umbra, con ben 27 giovanissimi fiorettisti modicani impegnati sulle pedane umbre, di cui 8 nel fioretto femminile e 19 nel fioretto maschile, guidati dai maestri Eugenio
genio migliore, Leandro Giurdanella e Stefano Pedriglieri. Quella di Assisi è la seconda prova individuale dal circuito nazionale, dopo quella che si è svolta a dicembre, dove Giulia Floridia nel lieve di Fioretto fece un brillante sesto posto, e a quella squadra a Roma nello scorso febbraio, dove si ebbe il fantastico successo della squadra di giovanissimi composta da Aprile, Benedetto e Santoro, e dove la squadra di ragazzi e allievi composta da Palermo, Spampinato, Guzzardi e Migliore sfiorò il podio con il quinto posto finale. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo il nostro sito www.canale74.it. Una buona continuazione con i nostri programmi.